I numeri di questa edizione? Quest'anno sono 710 bambini della scuola primaria e hanno partecipato a questa edizione le scuole Solari, la scuola Fara, Caperana, San Pier di Canne e l'Aivi. Tante anche le società sportive che hanno dato e confermato la loro presenza. Certo, abbiamo 30 società sportive che ci supportano in questa bellissima giornata facendo divertire e giocare i nostri bambini. La formula è sempre la stessa, si gira, tutti avranno modo di provare tutti gli sport. Sì, tutti avranno modo di provare tutti gli sport e si gira ogni postazione per 15 minuti. Come i ragazzi stanno vivendo questo momento? Come lo attendono e come lo stanno vivendo? Si divertono tantissimo, è l'unico momento in cui tutti i bambini del nostro comprensivo hanno la possibilità di stare insieme. Corri nel verde è ormai una conferma per la conclusione di un anno scolastico intenso e ricco di soddisfazioni. Sì, anche quest'anno siamo arrivati alla fine dell'anno con questa splendida manifestazione che vede coinvolti tutti i nostri bimbi della scuola primaria con l'aiuto di tante società sportive e poi questo splendido campo che ci ospita grazie all'amministrazione comunale e alla società Entella. Che anno è stato questo? Io credo che per tutti, dai più piccini ai più grandi della scuola secondaria, sia stato questo un anno di incontri importanti per loro. Mi piace ricordare l'incontro che alcuni ragazzi della scuola secondaria hanno avuto a Roma, a Montecitorio, in occasione dell'anniversario della morte di Ilaria Alpi. E credo che sia stato veramente un incontro emozionante che porteranno nel loro cuore.